Bene, buonasera a tutti e grazie anche per la vostra pazienza mentre trasportavamo le sedie per accomodare il maggior numero possibile di persone. Quindi benvenuti a voi, benvenuti alle persone che ci seguono in streaming dalla sala Stemmi che sta qui sopra, quelli che ci seguono in streaming da dovunque, sappiamo che sono molti e numerosi e questo siamo molto fieri. Grazie a voi di essere così numerosi e quindi di accordarci la fiducia per VIS, che è il programma di outreach della scuola normale, che si occupa di varie aree di ricerca che conduciamo qui dentro e tramite il quale siamo in grado di portare qui degli eminenti scienziati, degli eminenti studiosi che ci raccontano non soltanto esattamente della loro ricerca, ma anche delle difficoltà o delle sfide che devono affrontare ogni giorno durante il loro lavoro. Quindi non soltanto parlare di un argomento specifico di ricerca, ma della ricerca e anche dell'entusiasmo che la ricerca riesce ad infondere a ciascuno di noi. Volevo dirvi soltanto due brevissime cose. Prima di tutto che questa è l'ultima conferenza di VIS per la stagione 2016-2017, riprenderemo ovviamente in autunno. Ciò nonostante non andiamo in vacanza, VIS continuerà una serie di altre attività che potete trovare sul nostro sito che è indicato lì. Tra le quali mi fa piacere annunciare che proprio oggi abbiamo decretato i vincitori, sono 7, 4 ragazze e 3 ragazzi, del concorso Un giorno da ricercatore, che praticamente porterà qui 7 giovani ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia che hanno scritto un breve tema su una recente scoperta scientifica o in senso lato, e quindi abbiamo premiato, verranno qui a passare un giorno come se fossero dei ricercatori, verranno associati a uno dei nostri gruppi di ricerca secondo quello che hanno scelto e trascorreranno una giornata molto particolare. Questa è una delle altre occasioni di incontro con VIS. Non vi rubo altro tempo e lascio sicuramente la presentazione del nostro speaker di oggi, il professor Carlo Ginzburg, al mio collega il professor Daniele Menozzi. Grazie, non credo che la figura di Carlo Ginzburg abbia bisogno di presentazioni, è certamente lo storico italiano più tradotto all'estero ed elencare la lunga serie di premi, di riconoscimenti che ha ottenuto in Italia, fuori d'Italia, credo ci farebbe solo perdere un tempo che è ben più vantaggioso dedicare ad ascoltarlo. E a maggior ragione credo che abbia scarso significato una presentazione secondo i canoni tradizionali in questa sede, dove Ginzburg è stato allievo dal 1957, ha conseguito il perfezionamento nel 1964 e dove poi ha insegnato dal 2006 al 2010, ma i fili che legano la figura di Ginzburg alla scuola sono molteplici ed in riferimento al tema di stasera mi limito a ricordarne uno solo che già in altre occasioni Ginzburg ha pubblicamente rievocato, cioè ha ricordato come ventenne nella biblioteca della scuola presa la decisione di fare lo storico in seguito alla lettura di un libro, il libro di Mark Bloch, I re taumaturghi. Non a caso il colloquio di passaggio d'anno del secondo anno, 58-59, aveva come titolo Aspetti dell'opera storica di Mark Bloch, mentre poi il diploma di licenza fu svolto sempre alla scuola sotto la direzione di Arsenio Frugoni, dedicato ad un problema di storia della sensibilità. Purtroppo in archivio non abbiamo il testo, non so quale fosse il problema di storia della sensibilità, ma era comunque un problema di storia della sensibilità. Al contempo stava lavorando alla tesi di laurea sotto la guida di Armando Saitta, una tesi che fu dedicata ai documenti sulla stregoneria nel modenese tra il 400 ed il 500. Quel lavoro condotto all'archivio di Modena, quel lungo lavoro condotto all'archivio di Modena fu poi l'avvio di
una serie di sondaggi sui processi di stregoneria a Lucca, a Bologna, a Venezia, a Torino ed infine ad Udine, che hanno trovato esito nella tesi di perfezionamento del 1964 e da quella tesi, svolta sotto la guida di Saitta, nacque in stretto dialogo con Delio Cantimori il libro I Benandanti, uscito per i tipi di Einaudi nel 1966. Ecco, la conferenza di stasera appunto è, ha come oggetto I Benandanti e rappresenta in qualche modo un filo che riallaccia Ginzburg alle sue radici presso la scuola normale, al suo radice studioso presso la scuola normale. Dunque, a nome di tutta la comunità normalistica, sono molto lieto che abbia accettato di partecipare al nostro incontro e nel ringraziarlo gli cedo ben volentieri la parola. Grazie. Grazie a Daniele Menozzi, grazie a Marcos Valdés per questo invito, sono naturalmente emozionato. Gli anniversari mi interessano poco. Anche senza aspettare lo scadere dei 50 anni, mi era già capitato di tornare più volte sul mio primo libro, I Benandanti, uscito nel 1966. Questa riflessione ripetuta, quasi ossessiva, è nata da un impulso non autobiografico, bensì metodologico. Cercare di capire, approfittando della contiguità tra il me stesso di ora e il me stesso di allora, perché, per quali motivi, consci e inconsci, avevo fatto le scelte che mi avevano portato a scrivere quel libro. Sottolineo l'elemento inconscio, che mi pare ignorato in un'ottica ingenuamente pre-freudiana da molte riflessioni sul metodo storico, anche le più autorevoli. Il mio è stato dunque un esercizio di autoanalisi e poi un tentativo di capire le mie reazioni al caso, ossia all'incontro inaspettato con un documento, un nome, un particolare magari marginale. Anche questo è un elemento spesso taciuto quando si discute come è nata e come si è sviluppata una ricerca. Contro questa rimozione non mi stanco di ripetere la frase di un grande studioso, Carlo Dionisotti, e cito, «per mero caso, ossia per la norma che presiede alla ricerca dell'ignoto». Fine della citazione. Naturalmente il caso non agisce da solo. Dall'altra parte c'è l'individuo che fa ricerca, armato di ipotesi, di presupposti e anche, lo voglia o no, di pregiudizi. Ma senza questa disponibilità a reagire nei confronti del caso, dell'inaspettato, saremmo condannati a trovare tutt'al più quello che cerchiamo. Punto e basta. Una prospettiva poco attraente. Nell'autunno del 1958 a Pisa, nella biblioteca della scuola normale di cui ero allora studente, presi a un tratto, ricordo il momento esatto, stavo fissando uno scaffale a vetri, una decisione, anzi tre, che avrei cercato di imparare il mestiere dello storico, che mi sarei messo a studiare i processi di stregoneria, che mi sarei concentrato non sulla persecuzione in quanto tale, ma sulle vittime, ossia sugli uomini e le donne accusati di stregoneria. In quel momento non sospettavo che il terzo punto implicava difficoltà grandissime, con cui avrei dovuto, nel corso degli anni, fare i conti. La spinta a riflettere sul metodo storico, che si è accentuata via via, nasce da lì, dalla decisione paradossale di cercare di afferrare gli atteggiamenti e le credenze delle vittime attraverso gli archivi della persecuzione. Che cosa c'era dietro quella scelta? Me lo sono chiesto tante volte. Nel corso degli anni
la risposta è cambiata. Per molto tempo ho pensato che dietro quell'impulso ci fossero alcuni scritti che avevo letto tra i 18 e i 19 anni. I quaderni del carcere di Antonio Gramsci, Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, Il mondo magico di Ernesto De Martino. Tutto vero, ma molto tempo dopo è affiorato anche un elemento autobiografico, il ricordo della guerra e della persecuzione. Come raccontai per la prima volta nel 1982 al mio amico Adriano Sofri, che mi stava intervistando, nell'estate del 1944, avevo 5 anni, ero nascosto con mia madre e la mia nonna materna in una collina non lontana da Firenze. Il posto dove eravamo si trovò improvvisamente sulla linea del fronte. I tedeschi erano lì e si stavano ritirando. Mia nonna, che era, ma allora non lo sapevo, l'unica persona non ebrea della mia famiglia, mi disse: «Se ti chiedono come ti chiami, di che ti chiami Carlo Tanzi». Era, ma allora non sapevo neanche questo, il nome di suo padre. Scrisse quel nome sulla prima pagina di un libro che mi stavano leggendo, intitolato «Il bambino più felice del mondo». In quel momento, come ho capito molto tempo dopo, sono diventato ebreo. Quando mi proposi di studiare le vittime della persecuzione e della stregoneria, non pensai affatto alla mia esperienza infantile. L'analogia tra streghe ed ebrei rimase allora del tutto inconsapevole. Emerse di colpo, avevo più di 30 anni, avevo scritto nel frattempo vari libri, quando Paolo Fossati, storico dell'arte che lavorava da Einaudi, mi fece notare che per un ebreo la scelta di studiare streghe ed eretici era ovvia. Proprio quest'ovvietà, che riconobbi subito come tale, mi lasciò sbalordito. Averla rimossa per tanto tempo mi parve incredibile. Retrospettivamente, penso che la rimozione abbia permesso all'analogia di agire nel profondo. A livello consapevole, l'ipotesi che guidò inizialmente la mia ricerca era diversa. Retrospettivamente, sono colpito dalla sua ingenuità. Mi proposi di studiare i processi di stregoneria del Cinquecento come documenti di lotta di classe a un livello elementare. Dietro quest'ipotesi c'erano, da un lato, Gramsci e la cultura delle classi subalterne, dall'altro Michelet e l'immagine romantica della strega come ribelle. L'idea di studiare i processi di stregoneria in una prospettiva del genere può sembrare, da parte di uno studente italiano di sinistra, banale, anche se, agli inizi degli anni Sessanta, quello non era affatto un tema di moda tra gli storici, né in Italia né altrove, lo diventò solo più tardi. Più precisamente, studiare la persecuzione della stregoneria era allora, per uno storico, un tema ammissibile ma inconsueto. Studiare le vittime della persecuzione era un tema di fatto inammissibile, tacitamente riservato agli antropologi. Ricordo di essermi imbattuto agli inizi della mia ricerca in un saggio di Eric Hobsbawm, apparso su Società, la rivista ideologica del Partito Comunista Italiano, intitolato «Per una storia delle classi subalterne», una lettura dei quaderni di Gramsci filtrata dalla scuola antropologica di Manchester. Solo molto tempo dopo avrei capito che la mia ricerca si inseriva nel dialogo tra storia e antropologia che cominciava proprio allora e che si sarebbe rivelato molto fruttuoso. Di Hobsbawm non avevo ancora letto niente, anche se il suo nome non mi era ignoto. Me ne aveva parlato Delio Cantimori, lo storico in carne ed ossa che ha più influito sulla mia formazione. A Cantimori avevo detto del mio progetto di studiare i processi di stregoneria. «Anche tu!» fu la sua reazione. Ci rimasi malissimo. Credevo di aver avuto un'idea molto originale. Poi capii che lui pensava a un articolo di Alberto Tenenti, appena pubblicato, che riprendeva il tema di Lucien Febvre sull'incredulità nella stregoneria come svolta storica. Ma dopo aver gettato acqua gelida sui miei entusiasmi, Cantimori tirò fuori un quaderno di vecchi appunti
e mi incitò a studiare i processi dell'Inquisizione conservati nell'archivio di Stato di Modena. Seguii il suo consiglio, su quei documenti preparai la mia tesi di laurea e a Modena trovai un processo su cui scrissi il mio primo saggio, uscito nel 1961. Si trattava di un processo svoltosi nel 1519 contro una contadina, Chiara Signorini, accusata di aver gettato un maleficio contro la padrona che l'aveva cacciata dal podere dove lavorava. Avevo trovato, pensai, una conferma all'ipotesi da cui ero partito, la stregoneria come documento di lotta di classe a un livello elementare. Ricordo ancora di aver provato un senso di delusione. Una conferma così rapida faceva capire che l'ipotesi era poco interessante. Il mio saggio, fin dal titolo, Stregoneria e pietà popolare, insisteva su qualcos'altro, la distanza tra le aspettative dell'inquisitore e le risposte della contadina, uno scarto colmato, anche se non del tutto, dalle domande suggestive e dal ricorso alla tortura. In un primo tempo Chiara aveva raccontato di aver gettato il maleficio contro la padrona perché gliel'aveva ordinato la Beata Vergine, che le era apparsa bella, rubiconda e giovane. Ma dopo essere stata sottoposta alla tortura, Chiara confessò che chi le era apparso era il diavolo. Il mio saggio terminava così, cito: «Il caso di Chiara Signorini, pur nei suoi aspetti irriducibilmente individuali, può assumere un significato in qualche modo paradigmatico». Fine della citazione. Rileggendo questa frase sono colpito da due parole, caso e paradigmatico. Oggi quest'ultima mi fa pensare subito ai paradigmi di Thomas Kuhn, ma in quel momento, nel 1961, The Structure of Scientific Revolutions non era stato ancora pubblicato, uscì l'anno dopo. Paradigmatico per me significava esemplare, un termine in verità non giustificato da una ricerca ancora agli inizi. Attribuire un valore di caso esemplare al processo di Chiara Signorini era una scommessa rischiata, forse un po' insolente. È vero però che da allora in poi ho continuato a lavorare sui casi e sulle loro implicazioni. E un caso esemplare, un termine ambiguo che cercherò di definire, mi aspettava, senza che lo sapessi, dietro l'angolo. Decisi, era l'anno 1963, di girare l'Italia alla ricerca di processi inquisitoriali. Cominciai dal Fondo Sant'Uffizio depositato presso l'Archivio di Stato di Venezia. La mattina andavo in archivio e, servendomi di un inventario manoscritto che indica in termini vaghi il contenuto dei processi, eresia, magia, eccetera, chiedevo tre buste, diciamo 8, 25 e 63. Retrospettivamente parlai di roulette veneziana. Mi muovevo a tentoni perché avevo l'impressione di essere rimasto senza un'ipotesi che guidasse la mia ricerca. Una mattina trovai in una busta un documento di poche pagine, l'interrogatorio, datato 1591, di un bovaro di Latisana, Menichino. Qualcuno l'aveva denunciato all'inquisitore perché era un benandante, un termine che non avevo mai incontrato. «Che cosa significa benandante?» aveva chiesto l'inquisitore. E Menichino, dopo aver tergiversato un po', aveva raccontato che tre volte all'anno andava in spirito nel, cito, campo di Josafat. «Et avevo paura, et mi parve andare in un prato largo, grande, bello, et sentiva oglioso, cioè mandava buon odore, et mi pareva che vi fossero assai fiori et rose». Fine della citazione. Lì benandanti, armati di rami di finocchio, si battevano contro le streghe e al suo padrone Menichino aveva detto, cito, che quando i benandanti vincevano era segno di buon raccolto. Fine della citazione. Altri particolari emergevano da quel documento di poche pagine. Lo lessi, ma lì, per l'emozione, non riuscii a trascriverlo. Uscii dall'archivio e cominciai a camminare su e giù,
lungo la fiancata della chiesa dei frari, fumando una sigaretta dopo l'altra. Ricordo questo particolare di per sé irrilevante perché, essendo entrato a far parte nel frattempo della vasta tribù degli ex fumatori, misuro la distanza dal me stesso di allora. Pensavo che la fortuna mi aveva regalato una grande scoperta. Molti anni dopo, essendo stato invitato a Tokyo per la presentazione della traduzione giapponese del mio libro Storia notturna, lessi un saggio in cui riflettevo a posteriori sulla mia reazione a quel documento. Ad emozionarmi era stato l'incontro con l'inaspettato, un frammento di cultura contadina ignota che l'inquisitore aveva cercato invano di ricondurre alle proprie aspettative, ai propri stereotipi. In quel momento non pensai alle analogie tra la mia reazione e quella degli inquisitori, un tema su cui avrei riflettuto anni dopo. Quel documento isolato, di cui mi sfuggì la dimensione friulana, mi parve veramente prezioso. Non potevo immaginare che la tappa successiva del mio giro archivistico, Udine, mi avrebbe fatto incontrare nell'archivio della Curia Arcivescovile, dove riuscii a entrare dopo varie peripezie, una cinquantina di processi di varia lunghezza contro uomini e donne benandanti. Raccontavano i benandanti che erano nati con la camicia, avvolti cioè nel cencio amniotico, e che perciò erano costretti a uscire in spirito tre o più spesso quattro volte all'anno, durante le tempora, a combattere di notte, armati di rami di finocchio, contro streghe e stregoni armati di canne di sorgo. Quando vincevano i benandanti, i raccolti erano abbondanti. Quando vincevano gli stregoni, c'era carestia. Dopo un momento di stupore, gli inquisitori cercarono di indurre i benandanti ad ammettere di essere stregoni e non nemici degli stregoni. Ma solo dopo 50 anni i benandanti finirono con l'ammettere, tra molte resistenze e in maniera incompleta, che le battaglie notturne per la fertilità cui dichiaravano di partecipare erano in realtà il sabbat diabolico. Ricordo il momento in cui mi fu aperta la grande stanza dell'archivio della Curia, allora inaccessibile agli studiosi. Dentro grandi armadi erano accumulati volumi e volumi che racchiudevano più di 1000 processi celebrati di fronte al Tribunale del Sant'Uffizio del Friuli. Per più di 3 anni tornai moltissime volte in quell'archivio. Passai lunghissime giornate in completa solitudine, leggendo e trascrivendo i racconti di Paolo Gasparutto, Battista Moduco, Maria Panzona, Olivo Caldo, Anna La Rossa, Michele Soppe, elenco solo alcuni nomi alla rinfusa. Oggi quella solitudine mi pare emblematica. Dei benandanti si era persa la memoria. Solo un libro sul folklore friulano ne registrava il nome come sinonimo di stregone. Ero il primo a leggere quelle carte dopo gli inquisitori. Ripensando oggi alle giornate passate da solo in quell'enorme sala, circondato da armadi pieni di processi dell'Inquisizione, ho l'impressione che quella solitudine fisica rispecchiasse una sensazione che in quegli anni provavo molto fortemente di solitudine intellettuale. Una sensazione paradossale. Ero circondato da insegnanti da cui imparavo moltissimo, da amici con cui parlavo fittamente della mia ricerca. Eppure, quel senso di isolamento, come di chi percorra da solo una strada dove non passa nessuno, era reale e inebriante. Mi pareva che gli unici studiosi che condividevano o avevano condiviso il tentativo, che era il mio, di sottoporre fenomeni irrazionali a un'analisi razionale, non razionalistica, cioè non riduttiva, fossero gli studiosi legati alla tradizione dell'Istituto Warburg. Naturalmente ce n'erano molti altri, ma l'autoidentificazione con quella tradizione mi pare che debba essere registrata. Al Warburg passai nell'estate del 1964 un mese molto fruttuoso, cercando e trovando qualche connessione con i fenomeni friulani che stavo studiando.
Allora non mi rendevo conto, lo capii solo dopo molti anni, che trovarsi di fronte ad un tema mai studiato in precedenza è, nell'ambito della ricerca storica sulla cosiddetta età moderna, qualcosa di insolito. Normalmente l'incontro con un tema di ricerca implica anche l'analisi di una quantità di intermediari, le cosiddette fonti secondarie. Ma nel caso dei benandanti avevo l'impressione di ascoltare le loro voci, i loro racconti quasi senza mediazioni. Un'impressione ovviamente illusoria. Le domande degli inquisitori, la trascrizione dei notai, la presenza in due casi di un traduttore, l'inquisitore non capiva il friulano, costituivano altrettanti filtri. E tuttavia lo scarto tra i racconti dei benandanti e le aspettative degli inquisitori, quello scarto che avevo colto subito leggendo l'interrogatorio di Menichino rinvenuto nell'archivio veneziano, esiste e fa di questi processi friulani una documentazione del tutto eccezionale. Dai racconti dei benandanti sui loro combattimenti notturni in spirito per la fertilità dei campi contro streghe e stregoni, vediamo affiorare uno strato profondo di cultura contadina su cui si era sovrapposto uno strato cristiano più superficiale. Bisogna andare a combattere per la fede, sono parole di un benandante. Nella prefazione al mio libro scrissi, cito: per il Friuli si può affermare con sicurezza che la stregoneria diabolica si diffuse come deformazione di un precedente culto agrario. È naturalmente impossibile estendere senz'altro, per analogia, questa conclusione ad altre regioni d'Europa. Tuttavia, per quanto parziale e circoscritta, essa può costituire un'ipotesi per ulteriori ricerche. Fin d'ora, comunque, la presenza di questo gruppo di credenze in una zona estesa e cruciale implica, a mio parere, un'impostazione in gran parte nuova del problema delle origini popolari della stregoneria. Fine della citazione. Come si vede, questa generalizzazione veniva avanzata in via di ipotesi non malgrado l'eccezionalità della documentazione friulana, bensì grazie ad essa. L'elemento esemplare del caso friulano, cui accennavo prima, è qui. 10 anni dopo, Edoardo Grendi, uno dei fondatori della microstoria, avrebbe definito eccezionale normale, una testimonianza eccezionale dal punto di vista documentario che si riferisce a fenomeni diffusi o addirittura normali. Se non sbaglio, il mio libro sui benandanti si muoveva già in questa direzione. Parlare di generalizzazione, sia pure in via di ipotesi, significa porre il problema della comparazione. Riprendendo una distinzione avanzata da Marc Bloch nella prefazione ai retomaturghi, dichiarai di essermi servito nel mio libro del metodo di comparazione più propriamente storiografico, non di quello etnografico, i termini sono di Marc Bloch. Per questo motivo, osservai, non è stato affrontato il problema della connessione indubitabile esistente fra benandanti e sciamani. Fine della citazione. Oggi l'aggettivo indubitabile non manca di stupirmi. Dietro ad esso c'era una convinzione, non una documentazione. Perché quella frase si trasformasse in un'argomentazione documentata, dovevano passare più di 20 anni. Prima di dire qualcosa su questa traiettoria di ricerca, devo accennare al modo in cui ho riflettuto sul mio primo libro. Finora ho parlato un po' delle sue radici, un po', ma pochissimo anche del libro. Mi piacerebbe suscitare qualche curiosità in coloro che non l'hanno letto. Ma le riflessioni retrospettive che ho fatto sui benandanti tengo in maniera speciale. Sono un segno della vitalità che quella ricerca ha conservato, almeno per me, oggi più che mai. Marino Berengo, recensendo il mio libro ancora fresco di stampa, rilevò, in tono critico, la scarsa o nulla attenzione che avevo prestato agli inquisitori. Berengo aveva ragione. Avrei potuto obiettargli, e probabilmente l'avrò fatto a voce perché eravamo amici,
che lo scarto tra inquisitori e imputati che caratterizzava i processi contro i benandanti rendeva più scusabile la concentrazione pressoché esclusiva sugli imputati. Solo molti anni dopo, in un saggio intitolato L'inquisitore come antropologo, uscì in svedese nel 1988, poi in molte altre lingue, mi decisi ad affrontare le conseguenze di una scoperta che mi aveva colto di sorpresa, e cioè che la mia identificazione emotiva con le vittime, di cui nel frattempo ero diventato consapevole, si accompagnava ad una contiguità intellettuale per me sconcertante con gli inquisitori. Me ne ero reso conto nel corso della ricerca che mi portò, dopo molti anni, a scrivere Storia notturna, una decifrazione del Sabba, 1989. Avevo cercato di inserire i benandanti friulani in un contesto spaziale e temporale vastissimo, l'Eurasia, in un arco forse millenario. Lungo questa traiettoria mi sono imbattuto in vicende memorabili. Ne cito solo una, la predica in cui il grande filosofo Niccolò Cusano, vescovo di Bressanone, parlò a lungo di due vecchie contadine della Val di Fassa, alle quali era apparsa una dea. Si chiamava, raccontavano le vecchie, Richella. Aveva accarezzato le loro guance con le sue mani irsute. Dello sforzo straordinario di comprensione intellettuale dispiegato da Cusano nei confronti delle credenze superstiziose delle due vecchie, chi fa ricerca è ancora oggi debitore. Alcuni inquisitori, pur senza essere paragonabili a Cusano, si mossero in una direzione non diversa dalla sua. Eppure l'Inquisizione, come istituzione, mi ripugna. L'inquisitore come antropologo, l'antropologo come inquisitore, lo storico come inquisitore. In questa serie di analogie le differenze sono, come ovvio, decisive. Ma da quel momento la riflessione sull'ambiguità non mi ha più lasciato. Ad essa devo una tesi alla quale sono particolarmente affezionato, ossia che la nozione, oggi per noi indispensabile, di prospettiva storica affonda le radici nella riflessione elaborata da Sant'Agostino in pagine straordinarie sull'inclusione della religione giudaica, vera anch'essa, in una verità superiore, quella della religione cristiana. La persecuzione degli ebrei da parte dei cristiani è stata uno degli esiti, accanto ad altri, intrisi di ambivalenza di quest'idea di superiorità. La prospettiva storica ne è una versione secolarizzata e generalizzata. La nozione di prospettiva storica è oggi, lo ripeto, per noi indispensabile, dico per tutti noi, non solo per gli storici di professione. Ma anche all'interno della ricerca storica è possibile, e in certi casi utile, sospendere provvisoriamente l'uso della prospettiva storica, spostando l'indagine in una direzione astorica. Ho seguito questa strategia nel libro Storia notturna per cercare di affrontare un problema che mi pareva insolubile, la connessione, che pure avevo dichiarato indubitabile, esistente tra benandanti e sciamani. La comparazione storica non era, data l'assenza di documentazione, proponibile. Mi sono trovato, senza rendermene conto, a seguire a tentoni un'altra strada, per certi versi simile a quella indicata e non percorsa da Marc Bloch. Ma invece di parlare di comparazione etnografica, ho preferito servirmi del termine morfologia, pensando a Goethe e alle straordinarie rielaborazioni che la morfologia di Goethe ha conosciuto nel corso del Novecento, da Vladimir Propp a Ludwig Wittgenstein a Andrei Jolles. Una morfologia astorica, che prescinde dal tempo e dallo spazio, mi ha portato a costruire una configurazione che ho cercato di giustificare in termini storici, legati a tempi e a spazi specifici. Ho sostenuto che lo stereotipo del Sabba diabolico emerse dalla confluenza di due fenomeni molto diversi. Da un lato, l'idea di un complotto contro la società
ordito da gruppi o popolazioni di vario genere. Nel 1321 i lebbrosi, sollecitati dagli ebrei, spinti dai re musulmani di Granada. Dall'altro, uno strato di credenze di tipo sciamanico, diffuso attraverso l'Eurasia, imperniate su personaggi che per le loro caratteristiche fisiche, nati con la camicia, zoppi, eccetera, erano ritenuti in grado di comunicare con l'aldilà. Le reazioni al mio primo libro, I Benandanti, furono in genere molto generose. Storia notturna è stato largamente discusso e spesso aspramente criticato. Sarò l'ultima a stupirmene. Proiettare le implicazioni di un caso per più versi anomalo, come quello dei benandanti friulani, in un quadro eurasiatico, costituiva evidentemente un'operazione arrischiata. Ma l'idea che i benandanti e le loro battaglie notturne debbano essere considerati come una testimonianza straordinaria eppure unica, che si sottrarrebbe a qualunque possibilità di comparazione, mi sembra inaccettabile. Per questo sono tornato così spesso a riflettere sulla mia prima reazione all'interrogatorio di Menichino dalla Tisana, quello che ha segnato il mio ingresso metaforico nel mondo dei benandanti. Avevo pensato subito agli sciamani siberiani. Ma perché? Che cosa sapevo allora, nella primavera del 1963, degli sciamani? Dico subito che questa domanda, formulata retrospettivamente a tanti anni di distanza, non mira a verificare se le mie informazioni fossero adeguate. Certamente non lo erano. Mi interessava capire se, e sì in che modo, le mie informazioni sugli sciamani siberiani avessero potuto condizionare il mio modo di leggere i documenti sui benandanti, a cominciare dal primo. E di colpo capii. Il mondo magico di Ernesto De Martino, uno dei libri che hanno contato di più nella mia formazione, si apre con una citazione lunga un paio di pagine, tratta da una delle opere fondamentali sugli sciamani siberiani, The Psychomental Complex of the Tungus, che l'antropologo russo Sergei Shirakogorov pubblicò a Londra nel 1935. De Martino, che aveva recensito questo libro nel 1942, si servì del materiale etnografico raccolto da Shirakogorov per elaborare una teoria che è al centro del mondo magico, 1949, la perdita della presenza. La riassumo brevemente. Secondo De Martino, il mondo e la nostra presenza in esso non sono un dato garantito, bensì il frutto di una lunghissima traiettoria che ha reso possibile la storia umana. In questa traiettoria la magia ha avuto un'importanza fondamentale. Ne sono testimonianze le culture cosiddette primitive, in cui la presenza dell'individuo è fragile, rischia di scomparire, di perdersi. L'estasi degli sciamani è stato un modo di controllare culturalmente questo rischio. Quando lessi il mondo magico non potevo sapere che De Martino, da giovane, aveva sofferto di crisi epilettiche, che egli rilesse retrospettivamente in una serie di appunti rimasti inediti alla luce della propria teoria della perdita della presenza. Cito: «L'aura epilettica comincia così. Il mondo diventa sordidamente estraneo, diabolicamente minaccioso, privo di senso. È il segno che la presenza comincia ad affievolirsi. Poi si verifica l'assenza, improvvisa, momentanea, totale. Poi, dopo qualche istante, la presenza emerge dal naufragio e insieme alla presenza il mondo, restaurato nelle sue forme, con i suoi significati. È come se fossi scivolato lentamente fuori dalla storia». Fine della citazione. Di tutto questo, quando ho letto Il mondo magico, non potevo sapere niente. L'ho appreso leggendo la fondamentale biografia intellettuale che l'antropologa francese Jordana Charuti ha dedicato nel 2009 a De Martino. Ridurre la teoria sulla perdita della presenza alla malattia giovanile di De Martino sarebbe naturalmente assurdo. Altrettanto assurdo
sarebbe negare una connessione tra la biografia e l'opera dell'antropologo. Ma oggi possiamo capire meglio l'importanza che ebbe per De Martino un libro come quello di Shiroko Grof, in cui l'interpretazione dell'estasi sciamanica come malattia artica, sostenuta da alcuni studiosi, veniva respinta, sostenendone invece la rilevanza culturale. E dalle pagine del mondo magico di De Martino lo sciamano emerge come un eroe culturale. La lettura si configura sempre come una serie di scatole cinesi. Chi ha imparato a leggere non legge mai un libro solo. Attraverso un libro ne legge contemporaneamente molti altri, riecheggiati o riferiti, direttamente o indirettamente, nelle pagine che ha di fronte. Non solo. Mentre legge un libro, ne ricorda contemporaneamente, in maniera consapevole o inconsapevole, molti altri. Certo, uno studioso, anche uno studioso ai suoi inizi, come ero io, dovrebbe cercare, nei limiti del possibile, di verificare le proprie fonti. Avrei dovuto leggere allora il libro di Shiroko Grof, visto che nel mondo magico De Martino lo citava così ampiamente. Si potrebbe obiettare che questa verifica, potenzialmente illimitata, finirebbe col bloccare la ricerca. Ma in questo caso la mia mancata verifica aveva una ragione specifica. Non avevo cercato il libro di Shiroko Grof, l'ho fatto molti anni dopo, perché immerso com'ero nella ricerca sui benandanti, avevo deciso di ignorare le analogie tra benandanti e sciamani. Mi muovevo, spinto da De Martino e attraverso De Martino, senza che me ne rendessi conto, da Shiroko Grof, senza analizzare il modo in cui, direttamente e indirettamente, essi avevano condizionato la mia ricerca. La fase riflessiva, o meglio, autoriflessiva, è venuta dopo, quando avevo scritto non solo i benandanti, ma anche Storia notturna. Ma il momento autoriflessivo, come si sa, arriva la sera, come la nottola di Minerva. Ecco un breve passo tratto dal libro di Shiroko Grof, citato da De Martino. Cito: «In stato di grande concentrazione, gli sciamani tungusi, come altre persone, possono entrare in comunicazione con altri sciamani e con altri individui comuni. Talora essi non sanno rendersi ragione del motivo per cui lasciano un luogo e vanno in un altro dove incontrano la persona che li ha chiamati. Essi vanno perché sentono che debbono andare». Fine della citazione. Questo passo mi sarà tornato in mente, senza che me ne rendessi conto, quando nell'archivio di Stato di Venezia mi imbattei in queste parole che il benandante Menichino dalla Tisana pronunciò incalzato dalle domande dell'inquisitore. Cito: «Sono andato quei 3 giorni perché altri me l'hanno detto. Il primo che mi ha detto che si va quei 3 giorni è stato Giambattista Tamburlino. Mi diceva che lui e io eravamo benandanti e che bisognava che io andasse con esso lui. E io dicevo che non ci sarei andato. E lui diceva: bisognerà venire quando bisognerà. E io dicevo: tu non mi farai venire. E lui diceva: bisognerà venire a ogni modo, è come uno fumo, non vi si va in persona. Ed che bisognava andare a combattere per la fede, e io pur dicevo non volere andare. E tu, un anno dopo che mi ebbe ragionato, mi insognai di andare nel detto campo di Josafat, e avevo paura, e mi parve andare in uno prato largo, bello». Chi si è interessato alle analogie tra le estasi dei benandanti e quelli degli sciamani, protettori gli uni e gli altri della comunità attraverso la comunicazione con il mondo degli spiriti, può leggere i 2 libri che ho più volte ricordato, I benandanti e Storia notturna, entrambi tradotti in 12 lingue. Le traduzioni più recenti dei benandanti sono quelle in cinese e in catalano. I benandanti, un tempo dimenticati, sono ricomparsi e girano per il mondo. Oggi vivono anche una vita extralibresca. Hanno dato il loro nome a località di agriturismo e a complessi rock. Una strana storia.
Grazie. Bene. Però aspetto le domande. Esatto, quindi sì. Buonasera a tutti. Adesso faccio un breve annuncio prima di passare alle domande. Ringrazio il professor Carlo Ginzburg per il suo intervento, per aver accettato il nostro invito, e il professor Daniele Menozzi per averci suggerito Carlo Ginzburg come speaker per le conferenze di VIS. E subito dopo, adesso possiamo appunto fare domande al professor Ginzburg, e dopo ci sarà un rinfresco offerto a tutti, sia voi, quelli che sono in sala STEM a vedere lo streaming, nella sala del Gran Priore qui di fronte, quindi siete tutti invitati al rinfresco. E adesso lascio la parola a voi per le domande al professor Ginzburg, e per favore le domande vanno fatte al microfono per quelli che ci seguono in streaming. Grazie. Mi ha suscitato una curiosità. Volevo sapere se lei crede negli sciamani. Sì. È una domanda brutta. Sì. Cioè, nel loro potere, diciamo. Sì, come, anche come potere. Fenomeno. Che... Sì, forse ho bisogno di un microfono, non so. Beh, forse mi sentite? Sì. Allora, in realtà avrei dovuto dire che il libro di De Martino, è ovvio per chi l'ha letto, ma non tutti l'hanno letto, è impostato sulla realtà dei poteri magici, a cui De Martino credeva e diciamo che è al centro di questo libro. Io non credo ai poteri magici, ma sono molto interessato a chi crede ai poteri magici. I benandanti, inquisitori anche, De Martino e prima di lui, per esempio, Shirako Grof. Libro, quello di Shirako Grof, appassionante e animato da un radicale relativismo. Shirako Grof nel 1935 dice: ma quello che chiamiamo scienza è folklore e quello che chiamiamo folklore è scienza. Ora io non credo a questo, e credo che lo stesso Shirako Grof in realtà propone una sua visione della scienza, però sono interessato a tutto questo. Cioè vorrei sottolineare la distanza che a me pare al centro del mestiere dello storico, distanza intellettuale, scusate, mi capite? Sì. Distanza intellettuale tra, diciamo, chi fa ricerca e l'oggetto della ricerca, diciamo così. Quindi io non credo ai poteri magici, però sono estremamente interessato a chi ci crede e a chi pratica la magia, per esempio. Non oggi, devo dire. I culti, allora mi è stato detto che effettivamente il mio libro Storia Notturna in particolare, ma anche i benandanti, sono stati usati, diciamo, da sette di streghe contemporanee. Vabbè, io non mi sento responsabile, cosa volete mi dica? Sì. Sì. Sono rimasto molto colpito dalle sue descrizioni degli incontri con gli archivi, che mi hanno fatto ricordare la prima volta che sono entrato ai Frari, che è un'esperienza notevole. Certo. Ecco, le volevo chiedere, quali sono oggi dei consigli che lei si sentirebbe di dare a un giovane storico che comincia una ricerca storica? Gettarsi subito in archivio, leggere molta bibliografia? Che esperienza può dare il contatto diretto con l'archivio? E quali sono i consigli che lei darebbe a una persona che comincia a studiare oggi e magari ripercorrere il sentiero che ha fatto lei da giovane? No, ma nessun sentiero viene ripercorso, e dipende dalla domanda. Cioè dalla domanda, dal problema di ricerca che uno si pone. Allora non direi va in archivio o va in biblioteca, cioè voglio dire in qualche caso tutte e due, in qualche caso solo in biblioteca, andare solo in archivio non avrebbe senso, però dipende dalla domanda. Allora diciamo l'incontro con l'archivio senza una lettura preliminare di nessun libro, a mio parere non si può verificare e non avrebbe senso. Diciamo io ho accentuato e qui diciamo c'è una polemica che diciamo ho sostenuto più volte con i miei amici e le mie amiche riguardante la mia insistenza sul caso. Io mi sono messo diciamo a riparo della figura straordinaria di Carlo Dionisotti, che ha detto quella frase che diciamo mi pare eloquente. Allora, io penso che quando uno va in archivio, ma anche quando va in biblioteca, io confesso, l'ho anche scritto del resto, ho scritto un pezzettino che si chiama Conversare con Orion. Orion era il nome del software della biblioteca di UCLA,
che illustra, diciamo, attraverso qualche caso concisamente esposto, la possibilità di usare i cataloghi delle biblioteche non solo per trovare quello che si cerca, ma anche per trovare quello che non si cerca affatto. E questo vale anche per Google, che naturalmente ai tempi delle mie ricerche sui beni andanti non c'era. Però il problema, io non mi stanco di ripeterlo, e chi, diciamo, sono persone qui che hanno sentito, hanno condiviso con me la mia ossessione per un uso, diciamo, non ovvio di Google. Anche lì, diciamo, la rete non va usata solo per trovare le risposte che andranno verificate alle domande, ma per trovare nuove domande. E questo si può fare. E questo si può fare. Naturalmente io non mi stanco di ripetere che, nonostante, diciamo, il fatto che la internet sia, diciamo, abbia un elemento, diciamo, democratico, nel senso che rende accessibili i libri, eccetera, però il motto di Google è il motto politicamente scorretto di Gesù: a chi ha sarà dato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, diciamo, Google non solo, diciamo, mette a disposizione un mucchio di materiale indipendentemente dal grado di formazione degli utenti, potenzialmente, ma per quanto si tratta della lettura poi dei documenti, lì, diciamo, rafforza, a mio parere, la gerarchia preesistente. Non si diventa autodidatti attraverso la rete. Questo è, cioè, la rete non abolisce, è tutt'altro, la figura dell'insegnante. Quindi gli insegnanti devono insegnare a usare la rete e a usare i libri, naturalmente, andare in biblioteca, eccetera, e insegnare a leggere. Bisogna imparare a leggere, come diceva Burkhardt. Questo vale anche per Google, naturalmente. Scusate, io qui mi sono diffuso perché questo è un mio pallino, cioè di fare propaganda. Vabbè, scusate. Sì. Buonasera, metto un po' più dietro che sono un po' in soggezione. Allora, una riflessione e una domanda. La riflessione è che trovo molto stimolante che le sue prime ricerche non siano state guidate da una somma sapienza quanto da una sensazione almeno di somma ignoranza. E questo è molto stimolante e anche molto consolatorio per gli studenti e gli studiosi alle prime armi. La domanda invece è rivolta a quello che lei ha detto all'inizio dell'intervento sull'analogia che lei inconsapevole all'inizio ha potuto così, in quanto inconsapevole, agire nel profondo. Ecco, nell'identità identità questa, d'altra parte, sotto stimolazione esterna, cioè una persona che le conosceva l'ha messa alla corrente della cosa, perché in realtà non crede che lei sia inquisitore di se stesso, cioè applichi a se stesso categorie che forse in realtà, ecco, sono esterne a quello che potrebbe essere una realtà ulteriore? Cosa crede che quella sia la cosa autentica invece di una cosa applicata da un inquisitore che in questo caso è lei su se stesso? Ovviamente è anche una provocazione. Sì, sì, certo, grazie. Dunque, per quanto riguarda il primo punto, è ovviamente, diciamo, uno parte senza sapere, e non mi stancherò di ripetere un'ovvietà, e cioè che l'Homo sapiens è un animale che sa imparare. Questo è il punto. Quindi si parte dall'ignoranza e, diciamo, non supporre l'ignoranza alla radice della ricerca è una vera assurdità. No, diciamo, bisogna seguire il processo dell'apprendimento. E devo dire che io una volta ho parlato di euforia dell'ignoranza, che può essere ridotta, questo è il punto che genera euforia, cioè uno non sa e poi impara. Questo, diciamo, ha fatto sì che io, diciamo, abbia cercato di replicare questa sensazione di ignoranza moltissime volte, e questo era facilissimo. E quindi mi sono trovato a lavorare su cose molto diverse, ogni volta partendo, diciamo, da una grandissima ignoranza. Ora, questo per quanto riguarda il primo punto, però per quanto riguarda il secondo punto, cosa vuole che le dica? Je est un autre. Il nostro io è un altro rispetto all'autoriflessione,
Quindi, diciamo, nel momento in cui io rifletto su me stesso, sì, sono un altro, l'ho detto all'inizio, ho detto addirittura un po' provocatoriamente c'è una contiguità, se volete una contiguità anagrafica tra il me stesso io allora e il me stesso io ora. Quindi, voglio dire, inquisitore di me stesso? Vabbè, perché no? Perché ho detto, poi snocciolando una serie di analogie, l'inquisitore come antropologo, ma poi l'inquisitore come storico, lo storico come inquisitore, e sono analogie tutte zoppe, cioè implicano delle cose molto diverse, naturalmente. Diciamo, gli storici, fortunatamente, non hanno i mezzi coercitivi degli inquisitori. Staremo freschi. Sì. A proposito di mezzi coercitivi, volevo chiedere proprio questo, non da storico né da aspirante storico ovviamente, ma da giurista quale sono. Che idea si è fatto del diritto, che ha avuto un ruolo enorme in molte delle vicende che ha raccontato, no? E che era un po' anche dietro ad alcune cose che ci ha detto stasera. E mi piacerebbe una sua riflessione su questo punto. Grazie. Dunque, io quando ho cominciato a lavorare, diciamo, era diffusa anche tra storici di alto livello una sorta di visione stereotipata dell'Inquisizione come di un tribunale, non seguiva le proprie regole. E contro questa immagine si è battuto uno storico, mio amico e il cui lavoro si è intrecciato col mio, eccetera, cioè John Tedeschi. E lui, diciamo, ha scritto ripetutamente sull'Inquisizione, è uscita adesso una miscellanea in suo onore, e lui ha scritto ripetutamente sull'Inquisizione sottolineando come, diciamo, gli inquisitori normalmente seguissero le proprie regole, quindi non era un tribunale capriccioso. E devo dire che questo mi convince. Dopodiché, e qui allora le mie conversazioni con John Tedeschi scatta una tonalità diversa, io insisto sempre, e l'ho fatto anche qui, che l'Inquisizione come istituzione mi ripugna anche lui, però diciamo io su questo tasto batto, perché non vorrei che il sottolineare che l'Inquisizione era un tribunale non capriccioso implicasse un giudizio più, diciamo, tenue, indulgente nei confronti dell'Inquisizione. Qui naturalmente siamo alle prese con un problema decisivo che è quello del giudizio storico, nel senso che io cerco di capire gli inquisitori, cerco di capire anche i benandanti, però poi, diciamo, io parto da domande che non sono le loro, e naturalmente se provassi a immaginare l'Inquisizione oggi, e l'analogia è stata fatta ripetutamente, ci troviamo di fronte a qualcosa di estremamente ripugnante. E devo dire che quando leggo questi processi provo un senso di orrore spesso, orrore, cioè la descrizione delle torture è orribile, e anche quando siamo di fronte a qualcosa di molto, di fisicamente non coercitivo, come gli interrogatori diciamo suggestivi, però la violenza culturale è fortissima. Detto questo, dobbiamo cercare di capire, è certo. Però, ecco, c'è un motto che mi ripugna. Tu comprendre se tu pardonni. Questo non è vero. Dobbiamo cercare tutto, ma non perdonare. Il problema non è perdonare. Però il motto è ripugnante. Ciao Carlo, ciao. Volevo dire, sarebbe interessante se ci dicessi anche qualcosa, da un po' si è capito, sull'effetto che tutti i tuoi lavori, fondamentalmente per il loro taglio, hanno avuto sulla cultura egemone, storiografica degli storici italiani e non solo, cioè sullo storicismo cosiddetto, anche perché tu hai inaugurato in qualche modo un ampliamento della considerazione storiografica che non era, come hai già fatto capire, non era affatto banale. E la cosa poi, tra l'altro, non è forse rimasta neanche soltanto al lavoro dello storico Tugur, penso per esempio anche al campo letterario, ma chi, almeno come me, allievo degli anni 50 e 60 dei licei italiani, avrebbe poi atteso
si sarebbe atteso un volume, che so, un'opera come quella di Remo Cesarani sul materiale e l'immaginario. Quindi, diciamo, questi rapporti con la cultura italiana, tra virgolette, egemone, poi le virgolette se vuoi le levi, sarebbe bene che ci dicessi qualcosa in più. E ti ringrazio. E dunque, ma egemone, io qui, diciamo, mi trovo in imbarazzo. Cioè, no, ma in imbarazzo e spiego subito perché. Cioè, cultura egemone. E, diciamo, ho citato, diciamo, la persona da cui ho imparato di più, cioè Delio Cantimori, era egemone, faceva parte della cultura egemone. Ma sì, certamente, anche se, diciamo, da un altro punto di vista era, diciamo, diciamo, coinvolto in polemiche a sinistra e non a sinistra, eccetera. Quindi è una categoria troppo, diciamo, da un lato si presenta come troppo omogenea, io vorrei distinguere. Qui posso citare Dionisotti, ancora una volta, distingue frequenter. Quel motto che lui ha citato e che dobbiamo ricordare sempre, quindi bisogna distinguere. Io, diciamo, nei confronti di questi libri, allora, il primo libro era certamente un libro, diciamo, cioè I Benandanti, era un libro in qualche modo un po' isolato, direi, cioè sì, era un libro strano e, diciamo, come ho detto, l'accoglienza è stata generosa e non solo italiana. In effetti, diciamo, dopo pochissimo uscì una recensione anonima, come erano allora quelle sul Times Literary Supplement, molto positiva. Solo anni dopo ho saputo chi era l'autore della recensione, perché la recensione riapparve come prefazione alla traduzione inglese dei Benandanti, e cioè Hobsbawm. Allora, qui parliamo però, diciamo, con qualcuno che era, sì, diciamo, faceva parte della cultura egemone nel suo paese? Beh, diciamo, era comunista intanto. Aveva dei forti legami con l'Italia. Il suo primo libro, Primitive Rebels, era un libro, diciamo, impregnato di lettura e riflessione su Gramsci e anche su lavori, per esempio, i fasci siciliani, su temi italiani, eccetera. E d'altra parte io avevo appreso da lui, cioè, come ho detto, il suo saggio per una storia del caso subalterne, cioè, diciamo, mi aveva in qualche modo introdotto a una discussione fra storia e antropologia. Allora, è un fatto che questo libro, diciamo, legato a temi e documenti friulani, eccetera, però aveva una dimensione comparata, diciamo, solo in parte esplicita, adesso non posso entrare nei particolari, ma insomma, e diciamo, e questo è stato testimoniato anche dalle traduzioni, naturalmente. L'altro libro, diciamo, Storia Notturna, ha avuto, diciamo, una grandissima eco, molto polemica spesso. Sono polemiche che continuano ancora. E quindi, diciamo, sono presenti, ecco, rispetto al panorama italiano, cioè io, diciamo, non solo sono italiano, ma la mia formazione è stata italiana inizialmente. Poi certo, diciamo, cioè, ma però ancora studente, qui Arsenio Frugoni mi disse, ma fai un colloquio sulle Annal. Io non so neanche cosa fossero le Annal. Ora, a 100 metri, 200 metri da qui, c'era tutta la collezione delle Annal e c'era la prima, diciamo, edizione non ancora ristampata in anastatica dei Re Taumaturghi. Quindi, benissimo, cioè, è stato un colpo di fortuna, diciamo, guidato da una persona come Frugoni, da cui ho imparato moltissimo, 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 veramente. E quindi, voglio dire, sì, partendo da un filtro italiano, però poi sono entrato in contatto con altre culture storiche. Voi sapete che, diciamo, recentemente si è parlato di Italian Theory, espressione che io trovo grottesca. Grottesca, che è un'espressione autopromozionale per far concorrenza alla French Theory. Ora, diciamo, esiste una tradizione storiografica italiana, ma io mi ribello a quest'idea. Cioè, voglio dire, significa far d'ogni erba un fascio, c'è una grande varietà, eccetera, e soprattutto, diciamo, c'è un'osmosi con culture diverse. Questo mi pare chiaro. Non so se ho risposto alla tua domanda. Grazie.
Bene, allora se non ci sono altre domande, ringraziamo di nuovo il professor Ginzburg. Grazie. Grazie, grazie, grazie veramente, grazie, grazie, grazie.